Massimo Calenda, una notizia importante che sta spaventando non pochi i napoletani: il tesoro di San Gennaro rischia di essere portato via insieme al Banco di Napoli. No, non è così. Il Banco di Napoli già c'è stato portato via perché è di proprietà dell'Istituto San Paolo di Torino, quindi in realtà quello che noi abbiamo sui nostri carnet, quello che vediamo a Via Toledo, è un palazzo di proprietà dell'Istituto San Paolo. Il tesoro di San Gennaro è e rimarrà proprietà dei napoletani, perché il tesoro di San Gennaro è tutelato dalla deputazione del tesoro, che non ha nulla a che fare con il Banco di Napoli, ed è una dei pochi tesori che rimarrà ancora a Napoli. Invece il Banco di Napoli, è stato venduto, svenduto, poi insomma dipende dai punti di vista, all'indomani di Tangentopoli, e quindi di questo noi non abbiamo più traccia. Quindi ultima vittima della colonizzazione? L'ultima vittima della colonizzazione, esattamente. Il Banco di Napoli è uno degli istituti di credito più antichi, risale nelle vesti in cui l'abbiamo conosciuto proprio al periodo borbonico, al regno, ed è stato l'ultimo capisaldo del regno di Napoli, finito il quale, diciamo, possiamo ben dire che a Napoli